tutto il mondo, senza nessuna matita. A volte l'ho colorato, senza pennelli e colori. Altre l'ho disintegrato, senza accendere nessuna miccia. Ma la cosa più bella che ho fatto è stata scriverlo, perché non è rimasto mio soltanto. Anzi, di colpo non è stato più mio, ma di tutti quegli occhi che lo hanno guardato insieme a me. Tu, che hai avuto fra le dita i miei fogli e i miei sogni, e sei andato oltre la cornice, dietro i colori, nei nascondigli delle ombre, che sono difficilissimi da scovare. E dietro al giallo non c'era solo il giallo, prima del giallo c'era un altro colore. E hai scartavetrato per capire quale fosse e perché lo avevo coperto. Tu, che dietro quella parola amore hai trovato tutti i significati che non erano stati svelati e li hai raccolti e li hai disseminati sul tuo tavolo, schierati, mischiati e poi analizzati uno per uno, finché non sono diventati biglie, quelle di cristallo con cui abbiamo giocato da piccoli, velocissime, irraggiungibili, tintinnanti, quelle che nessuno ci poteva rubare. Buonasera a tutti e benvenuti in questa nostra comunità. Io saluto la giornalista Pocassini, l'autore, l'editore Claudio Martino, naturalmente la nostra carissima Alessandra. È bello quando si organizzano queste serate in questo contesto, no? Questa bellissima piazza che abbiamo. E qui diciamo ormai si respira quasi ogni sera aria di cultura. Però queste serate diventano ancora più emozionanti quando a presentare c'è una nostra concittadina, c'è una persona conosciuta, un'amica, e quindi ci si mette il cuore ed escono i veri sentimenti. Quindi è ancora più emozionante. Io conoscevo e ho conosciuto, diciamo, Alessandra soprattutto perché per questioni di lavoro lei occupava nella sua azienda di famiglia come interior design, ci conosciamo per questo da tanti anni. Però quando ho visto il suo primo romanzo ho scoperto qualcosa di un lato che non conoscevo di Alessandra. Veramente un capolavoro il primo romanzo, e ho pensato tra me e me forse sarà stata un'estemporanea, qualcosa così, buttata lì con un grande estro, ma qui stiamo già al secondo romanzo in pochissimo tempo, e qui viene fuori, come dire, il tuo talento, viene fuori il tuo estro, viene fuori la tua inclinazione verso una grande capacità narrativa che veramente stiamo scoprendo. E quindi ci riempie veramente d'orgoglio, perché tu sei una nostra concittadina. Ieri sera su questa piazza abbiamo avuto anche un'importante scrittrice. Io credo che tu hai tutte le basi e tutti i presupposti per ricoprire quei ruoli. Te lo auguriamo con tutto il cuore, Alessandra, e ci sentiamo e saremo sempre al tuo fianco come tutta la comunità di Ruffano. Grazie e un grazie a tutti voi e un bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille. Grazie a voi per la serata che è stata organizzata dall'amministrazione insieme agli editori e grazie a tutti i presenti qui in questa piazza. E cominciamo e poi per i ringraziamenti ci risentiamo sul finale. Grazie comunque. Allora, buonasera. Chiedo già da adesso scusa a chi davo le spalle perché l'esposizione non mi permette di guardare in viso. Io sono Roberta Marra e nel manifesto c'è scritto Claudio Martino, è evidente che io non sia Claudio Martino, credo, che mio marito è che è l'editore. Però questo libro devo presentarlo io, anche se sono messo. Allora, Alessandra, noi abbiamo conosciuta 3 anni fa per via di un comune amico del nostro paese, noi veniamo da Monteron di Lecce. E quando ci ha portato questo romanzo, che era frutto di scritti vecchissimi, tra virgolette, nel senso che appunto erano anzi scritti giovanili, non scritti vecchissimi, altrimenti svegliamo l'età, e siamo rimasti estasiati dalla sua capacità di raccontare
l'amore, raccontare gli eventi. E quando qualcuno l'ha definito un romanzo rosa, ha detto no, non è un romanzo rosa, perché sì, l'amore c'è, ma l'amore è nella vita di tutti noi, e se non c'è spero che arrivi presto nella vostra. E lei trova sempre una morale, trova sempre una cosa di effetto da dire, questa cosa ci è piaciuta molto. Poi è arrivato il secondo romanzo e, diciamolo, questa presentazione è stata desiderata, agognata, quasi un parto, siamo a luglio, settimino, perché questo libro è uscito a gennaio del 2021, ma per motivi che immaginate, ovviamente, non è stato possibile presentarlo prima. Mi ho fatto un paio di interviste radio, ma nulla, una o due, nulla di che, perché scusateci, ma noi nelle presentazioni web non ci crediamo tanto. Soprattutto poi se stiamo parlando della presentazione ufficiale, cioè voi vi immaginate la presentazione ufficiale del suo romanzo su Facebook? No, ma proprio no. E quindi ho detto, aspettiamo, quando ci sarà la possibilità, il tempo ce lo concederà, faremo questa presentazione. Quindi sono veramente molto molto contenta, finalmente, come dicevamo oggi su Facebook, nel post, di presentare questo libro. Sono contenta anche perché questo paese è bellissimo, almeno architettonicamente, strutturalmente, abbiamo fatto una passeggiata prima, l'abbiamo già fatta qualche anno fa, è molto bello e ben curato, e sicuramente perché c'è un sindaco, un'amministrazione che dà delle direttive, ma io credo che siano anche i cittadini, che se io metto, come diceva lei, la piantina del basilico e del geranio a fianco a casa mia, già ho fatto un angolino. E questa cosa è molto bella, perché poi il risultato qual è? Che possiamo ospitare, no? Lei diceva, la scrittrice di successo, ma stasera abbiamo la nostra Alessandra, che speriamo diventi anche una scrittrice di successo. Io adesso sto zitta perché è noto che parli molto, altrimenti qualcuno mi fa così, e do la parola ad Emanuela Boccassini, che ha presentato anche ufficialmente il primo romanzo alla biblioteca comunale, di cui scusate non mi ricordo il nome, e tra di loro è nato questo sodalizio, questa amicizia, e Alessandra l'ha voluta anche oggi e lavorerà anche per le prossime presentazioni. Ovviamente seguitela su Facebook. No, giusto? Non devo dirlo, spoilerato. No. Ok. Quindi niente, io vi ringrazio per l'attenzione che darete e passo la parola a Emanuela Bocca. Meglio che viene da ridere che da piangere. Allora, intanto, vabbè, ovviamente grazie all'amministrazione, al sindaco, perché è bello che ancora ci sia qualcuno che dà spazio alla cultura, che oramai è un po' abbandonata a se stessa. Grazie a Roberta e a Claudio che mi coinvolgono molto spesso nelle presentazioni, che è una cosa che a me piace moltissimo, anche se io sono timida, sempre, sempre. Mi piace la lettura, mi piacciono i libri perché li trovo lo strumento migliore per una crescita personale, umana, intellettuale, anche in un certo senso per lo spirito critico, perché leggendo dei libri anche che non ci piacciono, perché poi de gustibus, magari ci fanno riflettere. E i libri, come dice Umberto Eco, ci fanno vivere anche non solo la nostra vita, ma tante vite, quelle dei personaggi nei quali possiamo rivederci, oppure che sono totalmente diversi da noi e che magari, ai quali magari vorremmo assomigliare. E questo succede soprattutto quando l'autore è capace di raccontare, perché una cosa è saper scrivere, una cosa è saper raccontare, e non vanno necessariamente di pari passo. È una caratteristica di Alessandra proprio quella di saper raccontare, ed è molto coinvolgente. Infatti ogni tanto la lacrimuccia cade e scende. E poi in effetti, come hanno scritto nella La Fiorentina, una nuova storia, quella della Puliti, che suggella il suo essere scrittrice dell'animo, delle emozioni, dei sentimenti, di tutto ciò che fa vibrare le corde più vere dentro di noi. Ed è vero. E tra l'altro Roberta prima parlava dell'amore. Effettivamente quello di cui parla Alessandra non è soltanto l'amore romantico tra un uomo e una donna, ma è soprattutto l'amore per la vita, è l'amore per la famiglia, è l'amore per il proprio lavoro,
e l'amore verso la propria missione, perché secondo Alessandra, almeno da quello che ho capito, ciascuno di noi ha una missione su questa vita, c'è chi la scopre e chi non la scopre, la mia è quella di dare fastidio, e stasera darò tanto fastidio ad Alessandra. Buona. No, perché scusa se ti interrompo, però è un po' cattivella, Emanuela, ma sai, io sono un po' ansiosa, dimmi qualcosa, cosa mi chiederai? Ma pure un'idea, no? Non se ne parla. Ma dai, ma è una domanda, così più o meno, ma cosa ti devi preparare? Cioè, voglio dire... Il libro l'hai scritto tu? L'hai scritto tu? Sì, vabbè, ma una direttiva, perché poi sai, quando sto da sola, ok, mi viene facile, no? Scrivere non ne parliamo, cioè, più facile che parlare, però parlare davanti a un pubblico... C'è chi lo fa, io non lo faccio mai. E dalla scorsa volta, pensate, con gli occhiali, quando è stato che abbiamo presentato? Un anno fa? Non li usavo, quindi insomma. E mi viene complicato, no? Aprirmi un pochino, quindi se mi dice le domande mi aiuta. Ma non c'è stato niente da fare, non l'ho corrotta. No, altrimenti si vede che te le sei preparate, va bene. Quindi sii buona, con me. Io sono sempre buona. Allora Alessandra, una cosa che io non faccio quasi mai è chiedere del titolo, perché mi sembrano assurdi, invece il tuo mi ha incuriosito, perché è il volo dei giorni rubati, e mi viene spontaneo chiederti rubati a chi o a che cosa. Allora, il volo perché mi dà un senso di libertà, no? Quindi il volo è per tutti libertà, però in questo caso è il volo di cosa? Dei giorni rubati, quindi che ci sono stati rubati. Quindi significa che poi ci vengono magari restituiti, oppure se non ci vengono restituiti, dove sono andati a finire? Leggendo il libro si approda alla spiaggia dei giorni che sono stati rubati, e quindi si comprende dove questi giorni sono andati a finire. Perché io credo una cosa, che nella vita nulla finisce realmente, si trasforma. Quindi anche quei giorni che non abbiamo vissuto, e che quindi sono quelli poi che non dimenticheremo mai, perché li porteremo sempre con noi, penseremo sempre a cosa sarebbe potuto essere o accadere, e con quei giorni scopriremo dove erano approdati. Questo è il volo appunto dei giorni rubati, e alla fine del libro c'è questa piccola scoperta, piccola grande scoperta. Senti, una cosa che mi ha sempre incuriosito è il fatto che tu, vabbè, all'intervista fatta da Giovanna Ciracini, che è seduta lì, hai detto che il tuo lavoro vero non ha nulla a che vedere con quello di scrittrice. In realtà non è vero, perché ci vuole la creatività in entrambi. E allora a me viene da chiederti, hai un lavoro, tu ce l'hai, in teoria non avresti bisogno, per cui perché scrivi? Cosa ti dà la scrittura e cosa tu vuoi donare ai tuoi lettori? Cioè, qual è il tuo intento? Allora, sicuramente non è un lavoro, non è un mestiere questo che faccio. È una passione che ho da sempre, quindi da quando ero ragazza, da quando andavo a scuola, da sempre. Se dovessi farlo per mestiere, credo che non lo farei, perché o ci si deve dedicare completamente. Sì, non si campa. Non si campa con questo lavoro, no? Non si, come si dice, cioè una mia amica diceva, non vendo panini, che a volte, sai, il panino giustamente, no, fa più gola di un libro, molto spesso è così. Però cosa voglio comunicare? Credo un'emozione, infatti ho scritto, non perdetevi una piccola emozione, perché insomma... Però piccola sì, quando un amico, un lettore mi chiama o mi manda un messaggio e mi dice con la voce rotta di pianto, ho finito di leggere il tuo libro e sono rimasto senza parole, cioè, e che devi fare col lavoro? Cioè, quello che mi trasmette non do io, sono poi gli altri che danno a me. E quindi questo mi incoraggia a continuare, perché se sono arrivata, se ho suscitato quell'emozione, se è scappata la lacrimuccia, allora ci sono, c'è un contatto, c'è una relazione, no? Tra me e quella persona, e questo secondo me è tutto. Infatti secondo me questo è il ruolo dello scrittore, quello di trasmettere delle emozioni, di far riflettere, di farsi anche, di far crescere. Perché sì, anche sì, attraverso sì. Un libro uno può crescere. Di far crescere e crescere. Analizzare, sì, e crescere. Un'analisi e
vedere, ah sì, ma io in quella circostanza non mi sarei comportato così, oppure avrei fatto la stessa identica cosa, o criticare anche l'autrice. Certo, no, ma quando mi dicono, sai questa cosa, però questa parte, io forse avrei fatto così, con le respira. Cioè io c'è, anche perché sono sia autocritica e sia accetto le critiche, perché sono costruttive, perché poi per esempio, beh, sì, però... per esempio lampante il calcio, perdonami tutti quanti di me, sono i migliori allenatori del mondo, ma se ci fossi stato io ad allenare l'Italia avrebbe vinto mondiali europei e tutto il resto, quindi sì, certo. Se sono costruttive, logico. Tutti i citti diventano. Però li accettiamo, ci mancherebbe, appunto aiutano a crescere, no? A migliorarti. Non siamo perfetti, ma probabilmente non lo saremo mai, e va benissimo così. Guai a essere perfetti, che ce ne facciamo? Cioè, forse il fascino è giusto anche sbagliare e rimediare, insomma, quando è possibile, quando riusciamo. Allora io farei immergere immediatamente. Chiedessero di associare un profumo ai miei giorni trascorsi in Africa, sceglierei quello delle noci di cocco, raccolte in una ciotola che puntualmente, ogni sera, portavamo sulle nostre tovaglie, distese in terra davanti a un fuoco acceso. Se ci penso, ancora adesso, mi sembra di infilarci il naso e di esserne pervasa come allora. Profumo di legno e terriccio, di gusci di noci scure e grossi, ma dal frutto bianco e croccante. Basta questo ricordo a scandire quei secondi di felicità, fatti di cose semplici e autentiche, che per prime riaffiorano alla mente quando penso a ciò che mi appartiene davvero. Avevo conseguito la laurea in medicina, dopo 5 anni di specializzazione in chirurgia generale, un master mi aveva offerto la possibilità di raggiungere la Tanzania, o Tanzania che vuol dire si voglia, un posto sperduto e troppo lontano per noi, lontano dai nostri gusti, dai nostri agi, dai nostri libri svaghi, persino dai nostri pensieri quotidiani. Ero partita insieme a pochi prescelti, tutti medici come me. C'era Claudia, una moretta degli occhi visti, Alessio che già conoscevo perché aveva conseguito il mio stesso corso, Leo, un simpaticone dalla battuta sempre pronta, Manila, amica sin da tempi del liceo e compagna di mille avventure, e Luca, il mio primo amore universitario, piccolo amore universitario per la verità, perché la nostra era stata una storia molto breve, tuttavia un affetto profondo ci legava. Giulia, che è la protagonista, noi ovviamente non lo sappiamo, ma ve lo dico io. Scusate, ma tanto la mia voce si sente, no? Quasi. Diciamo che il nostro silenzio ve lo permette. Ok, scusate. Allora, chi è Giulia? Soprattutto, Giulia, chi è? Dimmi. Il collegamento con il suo precedente romanzo. Allora, come nasce questo romanzo, appunto? Perché il primo lo avevo scritto in età giovanile, questo i miei lettori ormai lo sanno, quindi universitaria, e io ho sempre chiesto, quando hanno letto il secondo, ma si vede la differenza tra questo che è scritto in questa età così matura e quello che invece ha 20 anni? Beh, insomma, non è che si coglie tanto questa cosa, diciamo che non l'avremmo capito. Quando appunto ho pubblicato il primo romanzo e mi sono fatta quel coraggio per pubblicarlo, è stata una soddisfazione così grande, e i miei lettori mi dicevano: non è possibile che tu l'abbia concluso così, perché è senza fine, hai scritto l'ultima parola senza fine e così è. Sì, ma non volevo dire che non era concluso, è concluso, è finito lì. No, ma non è possibile, ormai ci siamo affezionati ai personaggi, è stata dura lasciarli. Tantissimi lettori mi dicevano questa cosa, e lì mi è venuta la pulce, ho detto ma quasi quasi, un po', cioè fare una trilogia assolutamente no. Vincolare il lettore a leggere il primo e poi il secondo nemmeno, non mi piaceva. Allora ho detto: facciamo una storia indipendente, ma comunque accontentiamo anche chi ha letto il primo e vorrebbe sapere magari cosa è successo al sospeso da quella parte. E così è nata l'idea del secondo romanzo. Poi la cosa bella di quando scrivo è che prima ho l'idea, subito dopo devo capire dove voglio che avvenga la storia. In questo caso ho scelto l'Africa, cioè almeno la partenza, partiamo dall'Africa.
Quindi la cosa bella è che mi immergo completamente nello studio come facevo nei tempi universitari. Tanzania, cosa c'è, cosa si fa, che fanno questi in Tanzania, perché Tanzania, insomma, noi andiamo su un atlante geografico, sappiamo andare tutti. Anche se nel romanzo non c'è scritto cosa si fa in Tanzania, però a me serve per raccontare, altrimenti che dico? Una cavolata? E ho scoperto tante cose bellissime, che ovviamente magari uno non è un documentario, no? Quindi non ci sono, però magari tra le righe, leggendo tra le righe, emergono. Qualcuno ve la voglio dire, perché per esempio una cosa che a me ho detto, ma guarda, no? Che cosa strana, siamo culture così diverse, questa cosa mi ha fatto molto riflettere, una cosa che per loro è un segno d'augurio, per noi è un segno di maleducazione proprio spudorata. Cioè i Masai, che sono il gruppo, uno dei gruppi etnici che vivono in Tanzania, usano sputare come simbolo di augurio. Allora si incontrano con un amico, io adesso ho incontrato il sindaco, mi sputo sulle mani e gli do la mano. Quindi per noi è osceno, no? Io arrivo lì, mi sputano, dico, oddio, me ne scappo. Mentre per loro è un segno di amicizia. Quando nasce un neonato, a questo neonato sputano sulla faccia come segno di lunga vita felice. Quindi pensa, io arrivo lì, mi sputano in faccia, cioè che cosa va? Uno magari, io no, però se si trova qualcuno. Quindi per dire queste cose, oppure il padre che accompagnando la sposa, la figlia che si sposa, gli sputa sulla fronte come augurio di una vita felice col marito. Quindi queste piccole cose, oppure le danze tribali, gli uomini che si truccano il viso per piacere alle donne, mentre qui è il contrario. C'è stata bella questo studio, questa che magari, ripeto, non c'è nel libro, però poi emerge mentre si racconta, perché altrimenti non si rende l'idea, dice vabbè, ma è scritto così giusto per dire. Invece quando mi dicono, giorni fa mi ha scritto un ragazzo che fa missioni lì in Africa e mi ha detto, ma guarda che io incontravo quei bambini, non hanno nulla, e come quelle persone non prendono la vita miserabile che fanno come una vita da miserabili, ma è una vita dignitosa. E l'unica cosa, ripeto, che hanno da guardare la sera è un cielo pieno di stelle, che come in Africa, nel deserto, non si trova da nessuna parte. Quindi sono tutte cose, ecco perché dico, fa crescere anche me, quindi se riesco poi a trasmetterlo, è logico, è già un successo. Se vuoi dire, dici perché Giulia se n'è andata in Africa. Però da una parte, che adesso non ricordo perché avevo segnato tutto, ma non vado a cercare. Tu dici che ci va per ritrovare se stessa. Allora io mi chiedo, è necessario andare così lontano per ritrovare se stessa? Non credo che è necessario andare così lontano. Giulia è una chirurga appena specializzata, quindi sceglie di fare questo master in Africa per ritrovare se stessa, soprattutto dopo una grave perdita che ha avuto, che non diciamo qual è. E magari allontanarsi, lei crede che possa aiutarla a ritrovare appunto se stessa, ma non è necessario allontanarsi. Infatti lei ritroverà se stessa nei suoi luoghi e nei luoghi dove chi aveva perduto aveva vissuto i momenti più belli. Quindi senza andare così lontano, Giulia ritrova se stessa nella sua casa, nella stanza dove erano racchiusi questi ricordi, in una scatola che aprirà e che svelerà dei segreti che il tempo aveva tenuto nascosto. Ma si possono conservare dei segreti così all'interno? Sì, sì. Si possono osservare. Tu scrivi, non dobbiamo permettere che la vita si perda nei rinvii, e io quella volta decisi che non volevo perderla. C'è qualcosa che tu hai rinviato nella tua vita? Se sì, perché? Sì, tante cose. Il primo romanzo, 20 anni, rinviato nel cassetto. Lo aprivo, lo chiudevo, guarda quanto tempo ho perso. Potevo essere giovane, potevo viaggiare, andare a presentarlo a Milano, a Roma, dappertutto. Invece adesso, ovviamente, cioè, sono molto più limitata. Sì, anche i tempi proprio di questo periodo. Anche.
tante cose si sono rimandato e poi mi sono detta, ma guarda che peccato, infatti anche adesso dico non rimandate, ma neanche di una settimana. Se c'è una cosa che si può fare in questo momento è bene farla subito, anche perché vuol dire con quello che sentiamo tutti i giorni. Senti, un aspetto che mi piace sempre approfondire sono i personaggi. No, io non te la faccio la domanda. Non mi dire personaggi strani. Vai. No, no, i protagonisti. Sì. Poi, diciamolo che fino adesso non abbiamo in realtà del romanzo della storia, non abbiamo ancora detto niente. Svelato. Meglio così perché voi dovete andare a leggerlo. Padre Brian e Giulia, cosa li unisce e cosa invece li rende diversi? Allora, che domanda difficile. Padre Brian e Giulia, cosa li unisce? Non lo so, una parte, un aspetto che forse li unisce e allo stesso tempo li divide è la fede. Una peculiarità del libro, ve la dico, è diviso in 23 capitoli e ogni capitolo abbiamo un io narrante diverso. Perché ho scelto questa cosa? Poi rispondo alla domanda cosa li unisce e cosa li divide. Stai rispondendo già alla domanda che ho. Ah, ecco. Praticamente ho scelto questa tecnica, a parte che è stato bellissimo, complicatissimo e bellissimo, perché ogni volta io diventavo una persona diversa. Figuriamoci diventare un uomo e per di più un prete. Io la sera dormivo con la Bibbia sul comodino, come faceva Padre Brian nel libro, perché se non lo facevo, come facevo a capire cosa provava quella persona a tenere la Bibbia sul comodino e ogni tanto prenderla, come ho fatto, estrapolare una frase e riportarla nel libro. E un'altra volta parlava Giulia, un'altra volta parlava Boris, quindi abbiamo una serie di personaggi che, nei quali io mi sono immedesimata, quindi sono diventata uno, nessuno, 100.000 per tutto il tempo del libro. In questo, perché vi sto dicendo questa cosa? Che poi ho scoperto, appunto, facendo questo, a parte che al lettore arrivano i personaggi in modo molto nitido, per me è stato più complicato, però al lettore arrivano subito. E per me è stato bello perché ho scoperto, appunto, cosa può pensare un uomo di fronte a questa cosa. E alla fine ci sono riuscita perché ho avuto la conferma che effettivamente, ma come ho fatto a pensare questa cosa che la pensa solo un uomo, no? Quindi è stato come un gioco. Da una parte c'è questo padre Brian che quindi è un missionario e che ha una sua visione ovviamente della fede e di Cristo, è un prete, quindi voglio dire, per lui la fede è incontrare Gesù ogni giorno e lo fa ogni giorno con la messa che con un piccolo altarino al centro celebra tutte le sere a questo gruppetto di Masai, di Bantu, insomma questi gruppi etnici africani. Mentre Giulia arriva sul posto e dice a un certo punto io non so nemmeno se sono vicina a Dio, se mi sono allontanata, perché soprattutto dopo una perdita questo è un dubbio atroce che viene, perché siamo portati a dire ma c'è qualcosa, esiste, allora perché è successa questa cosa terribile, no? E quindi i dubbi si accentuano. Allora Giulia arriva lì che dice, ma lo chiama il suo Dio, perché dice, ma è il suo Dio, ma è il suo Dio, ma non mi sento così vicina, mi sento che comunque ho tanti dubbi in proposito. Quindi secondo me questa cosa sembrava dividerli, ma alla fine sarà quello che li unirà, la fede, perché lei alla fine, ritrovando poi se stessa e scoprendo quello che era accaduto in passato, ritrova anche questa fede. Che come diceva appunto padre Brian è un incontro, una relazione. È stato difficile trattare questo tema della religione nel libro perché io volevo parlare di tutte le religioni del mondo, quindi o cristiani o musulmani, doveva esserci un linguaggio universale che potesse unirli tutti. L'unico linguaggio universale è quello dell'amore, quindi ho cercato tramite quello di dare libertà alla religione, quindi pronunciata come percorso d'amore che quindi va benedetto. Non è stato così facile, però spero di esserci riuscita. Un altro aspetto che unisce è il desiderio di aiutare gli altri. Sì. Anche se in modi diversi. Perché lo fanno, lei lo fa come medico, infatti ha questa piccola infermeria, questo lo possiamo dire, no? Non svegliamo molto. Dove padre Brian arriva il primo giorno che lei si sistema con degli attrezzi molto rudimentali
e gli porto l'immagine della Sacra Sindone e lei dice vabbè, per non dispiacergli appendo sta Sacra Sindone, perché ripeto, lei arriva molto insomma fiaccata su questo aspetto, e l'appende proprio di fronte dove lei cura insomma i bambini, i malati, e ogni volta che alza lo sguardo incontra questa immagine del Cristo trafitto, no? E questa cosa della sindone, non lo so, mi ha colpito, perché pure là, no, ho dovuto mettermi a dire vabbè, ma com'è sta cosa, ma com'è che sono rimaste queste impronte miracolosamente del Cristo, e come mai, no, fa così effetto ancora adesso. E poi pure lì mi sono imbattuta in una intervista di un vigile del fuoco che salvò la sindone dall'incendio della cupola a Torino. Ve la racconto perché è carina questa cosa, perché a me poi rimangono impresse e ve le dico. Questo mi sembra Mario Trematore, si chiama questo vigile, non era in servizio quella sera, ma dalla sua casa vide questo incendio alla cupola, era nel 1997. Corse subito sul posto, si mise la divisa e andò ad aiutare i colleghi. Appena entrò nel Duomo disse non pensavo tanto al fatto di spegnere l'incendio, ma di salvare la sindone, anche se non era minacciata dal fuoco ma dal crollo della cupola. Allora corse subito, il vetro infrangibile, indistruttibile, cioè figuriamoci dove è tenuta la teca, quindi ha detto già per me è un miracolo che lo abbiamo rotto. Prende questo bauletto dove era tenuta la Sacra Sindone, perché viene esposta soltanto ogni tanto, non sempre, e corre con questo bauletto verso l'uscita. In quella corsa, in quel trambusto, in quel frastuono, lui sente il pianto di un neonato. E quest'uomo dice, piangendo nell'intervista, questa cosa a me ha cambiato la vita. Cosa voglio dire? L'importante non era se veramente avesse sentito questo pianto, se c'era stato, se era stata una sua illusione o qualsiasi cosa, è che era cambiata la sua vita da questa cosa. Quindi aveva fatto un'associazione, aveva fondato tante cose per aiutare le persone, cioè era migliorata, era andata in meglio. Questo voglio dire, questo voglio che sia il messaggio, no? Che si legge tra le righe, tra questa storia d'amore. Quello appunto che quando uno si chiede in questo posto c'è qualcosa di buono, allora è un posto buono, è un posto dove qualcosa cresce e sta in piedi e quindi può andare avanti. È andato fuori tempo. No, figurati, che ci mancherebbe. Però io voglio ancora capire i personaggi. Quindi adesso faccio una domandina semplice, il rapporto tra Giulia e Chiara. Allora, Chiara è la madre di Giulia, dobbiamo svelare questa cosa? Raccontiamo uno spoiler però così? Sì, un po' spoiler. Sì, perché la domanda è fuori, cioè possiamo chiamare anche a... E quindi Giulia, il continuo sta tra il primo e il secondo libro, che Giulia è la figlia di Chiara, che comunque già compare nel primo libro. E la sua storia è completamente indipendente da quella di Chiara, però ovviamente è chiaro che dalla madre qualcosina insomma ritorna anche in lei, no? E una cosa che ritorna, questo lo possiamo dire, dai, è il Salento, no? Ritorna ancora Otranto, perché poi insomma io sono amante dei nostri posti, quindi è vero che ho cominciato con l'Africa, però sono finita di nuovo a Otranto, quindi non so cosa vuoi sapere in particolare, senza che spoilerò un po' di più. Chiara è un personaggio molto, molto forte, molto indipendente, infatti poi questo è un aspetto che mi colpisce molto dei tuoi romanzi, perché i personaggi sia del primo che del secondo hanno una forza ed un coraggio nell'affrontare la vita, le difficoltà della vita, che a volte mi sembra inusuale. E hanno questa cosa in comune, anche se in maniera differente, però non può essere ingombrante avere una madre così forte, così amata. Ma credo che per Giulia non fosse stato ingombrante, no, perché poi alla fine la sua vita, come hai potuto leggere, si svolge tranquillamente e anche lei diciamo ha ereditato, no, questa forza, perché alla fine parte molto scoraggiata, ma la forza poi la ritrova via via. Allora, io sono convinta che l'attenzione sia quasi finita, per cui io avevamo deciso di leggere più brani, ma leggo soltanto questo e poi... Beh.
Poi dopo. Lo vidi alzare la testa, lo esaminai a distanza come fosse una scena da spettatore. Stava ridendo, mentre si voltava verso di me, verso la mia voce, e mi vide a primo sguardo, senza bisogno di aguzzare la vista. Ero proprio lì, a pochi passi da lui, e mi precipitai lungo la strada appena lo vidi correre verso di me. Avevo una nuova, improvvisa forza nelle gambe. Mi sentivo una libellula, agile, veloce, leggera. La mia corsa fu breve, perché lui mi raggiunse in pochi secondi e mi travolse, con la gioia di rivedermi, con foga, con uno slancio che non riconoscevo. Mi strinse forte a sé, pronunciando il mio nome decine di volte, instancabilmente, sollevandomi da terra. Io ero muta, tanto un nodo mi strozzava la gola, finché non esplosi in un pianto liberatorio che gli bagnò il viso, versò sul mio. I suoi capelli mischiati con i miei, le sue braccia che tenaci non mollavano la presa, anzi mi tenevano sempre più forte. All'improvviso sentii le sue mani sul mio viso, che mi scostavano i capelli scompigliati per guardarmi meglio. Mi baciò sulla fronte 2, 3, 20 volte forse, fino a non contarle più. Solo allora mi depose a terra e mi parlò. Lo sapevo che tu eri il mio angelo. Aveva gli occhi pieni di lacrime, ma asciugò con le sue dita le mie. Padre Brian, dai, quasi il suo nome, scorgendo nei suoi occhi un bagliore diverso da quello che vi avevo visto sempre. Era la stessa persona che avevo lasciato qualche mese prima, in quella terra distrutta dall'uragano. O era una persona nuova, c'era qualcosa in lui che non li riconoscevo. Quel fremito sulle labbra, quegli occhi penetranti, i suoi gesti incontrollati. Sono venuta a prenderti, riuscì finalmente a dirgli, cercando di modulare il tigro timbro vibrante della mia voce. Allora lui mi prese ancora, stringendomi a sé, cercò la mia spalla e pianse. Lo tenni forte contro il mio petto, accarezzandogli i capelli. Ci sono io adesso, qui, con te. Non ti lascerò più da solo. Che cosa è successo, motivo per il quale lei torna in Tanzania per prendere Padre Brian, perché altrimenti spoilero, il signore poi mi caccia e mi ammonisce. No. Cartellino rosso, però due gialli prima. Non sono giudice né giurato per questo. Allora, però quello di cui abbiamo parlato fino adesso, proprio il fatto che Alessandra è l'autrice dei sentimenti, è la lacrimuccia scende sempre, è la della forza, la cosa che mi colpisce sempre è la forza che hanno dimostrato Brian e Giulia nella loro storia, nella loro vicenda. E io mi chiedo se esiste veramente, se tu credi nell'amore vero, quello disinteressato, quello che vuole il bene dell'altra persona. Ti rispondo subito perché io credo nell'amore. Il solo fatto che io abbia due figli mi porterà sempre a dire credo nell'amore. Il fatto di avere due genitori che da 50 anni, sono inseparabili e sono sempre insieme, al di là di come sia andata la mia vita, io dico credo nell'amore. Grazie prima di tutto a loro, no? All'esempio, perché l'esempio è quello che conta. Grazie appunto ai miei figli e grazie all'esperienza. Guarda, secondo me va sfatato questo mito, sai, l'amore è vero soltanto se dura in eterno, se non finisce l'amore finisce, anche se è vero. Quindi l'amore, cioè figurati, la vita ha un inizio e una fine, no? Figuriamoci anche eppure vita è vera, non è una cosa finta. Quindi anche l'amore, perché l'amore che finisce, ma non era vero amore, era un amore finto. Non è così. Ci sono tante cose che possono impedire l'amore, o comunque l'amore può morire, no? Come muore una pianta che non viene innaffiata, ma ci sono tantissimi motivi che possono portare affinché l'amore finisca. Però guai a non credere all'amore. L'amore è la luce che illumina il nostro buio, il nostro lato buio. Quindi non bisogna mai credere che non esista. Io sì ci credo. Amore, io ti ci Marco, prego. Se è possibile. Certo, come no. Chiunque può intervenire, ci mancherebbe. Infatti volevo. Grazie.
sono giudice, per tua fortuna forse, che ne pensi? Scusate per l'intromissione, però questo lo devo anzitutto all'autrice, a tutti i presenti, e probabilmente, anzi togliamo il probabilmente, sicuramente a tutte le persone che hanno la sensibilità ad essere in consapevolezza relazionali con se stessi e con gli altri, perché probabilmente più di quell'altro libro che hai scritto, questo crea una sinergia incredibile tra i personaggi, ma va immediatamente in espansione emozionale e umana naturale e con tutti, lettori e non, perché io sono stato lettore di questo libro e sono entrato in relazione con la provocatrice della serata, brillantissima, con la mia vicina di posto che si stava spaventando che stessero venendo fuori, anche se non conosco quella ragazza, si stava spaventando che venissero fuori particolari che non voleva si tradissero. Assessore alla cultura. Ah, quella ragazza, però. Perdoni, mi ho avuto un approccio umano prima che conoscitivo. Ad ogni modo, volevo leggere, ho preso 1000 appunti perché questo è un libro, io leggo moltissimo, ci sono dei libri però che riempio con questi. Che bello scritto. Marco, con tutti quegli appunti che hai preso, bellissimo, sì, peggio di me, ho libri. Di tornare sui contenuti per fare monito a me stesso e anche memoria della bontà delle cose ben fatte, quindi vorrei leggervi un trafiletto breve e poi fare una domanda trasversale ma non troppo. Allora, trasversale calcio d'angolo sarebbe, cos'è? Fuori gioco? Hai accettato la sua... No, perché io amo gli europei, che ho fuori gioco, calcio d'angolo, vabbè. Sai che sono coraggiosa. A proposito di coraggio, io leggo, il coraggio si prende dalla forza che resta, nonostante quello che si perde. Credo che a volte le parole abbiano un potere... Poi a continuare vado in estensione e concludo. È quello che fai dopo, non è tanto quello che ti accade, ma quello che fai dopo, con ciò che ti è accaduto. La vita resta quella che pesa di più sul piatto della bilancia, con qualsiasi altra cosa la si mette a confronto. E la vita continua sempre e traccia la sua cartografia, a volte in bianco e nero, altre a colori, e tu aggiungi calore alle coperte, verità alle bugie, chiavi alle porte, pioggia sui vetri, sole fra le nuvole, aria nelle stanze, per poter continuare a respirare ancora, fino all'ultimo sospiro. Io credo che alcuni scrittori hanno una potenza universale. Al di là del descrittivo che può essere o può apparire limitante perché il contenuto è ridotto all'etimologia o quasi lo storico del significato di una parola, alcuni scrittori secondo me fanno delle composizioni che vanno in esplosione continua. Quindi io ti ringrazio per questo contenuto e tu sai anche i motivi personalissimi che mi legano a questa storia. E sono convinto che di là dal fatto che tu conoscessi o meno i miei precedenti storici, molti di noi, probabilmente tutti quanti noi, in un modo o nell'altro hanno necessità naturale di tornare alla bontà naturale di cui siamo fatti. E per questo ti ringrazio, perché grazie, sei una provocazione umana brillantissima. Signori, scusate per l'intervento e vi ringrazio di tutti voi. Grazie Marco. Io non ci credo alla bontà naturale, anzi, io, secondo me l'uomo per natura è cattivo. La diversità è ammessa all'interno della premessa. No, vabbè, per carità, ognuno, però, cioè, i bambini sono... Magari dopo, una chiacchierata. Altre domande? Io, vabbè, ho concluso, anche se in realtà avevo scritto 18 domande, ma non è il caso. Altre domande? Allora, io adesso vi chiedo un applauso per Alessandro. Oggi è il compleanno di Emanuela, gli ha fatto il vaccino e c'ha 38 di febbre. Allora,
Allora, approfitto per farti gli auguri davanti a tutti, perché gli auguri di tutti sono importantissimi, un'energia positiva che si sprigiona che non immagini. E poi, prima di chiudere, ovviamente vorrei ringraziare Alessandro. Che bravissimo! E poi che una dolcezza unica, l'altra. Non racconto questa cosa, Alessandro, tanto è una cosa semplice. L'altra mattina sono passata e ho detto, ma passa un attimo, non abbiamo fatto una prova, vabbè, cosa dobbiamo provare? Io sempre a mille all'ora. Sono arrivata e lui stava lì con la chitarra, oddio. Mi sono un attimo sentita in paradiso. Che bello, ho detto, io dal lavoro, tutta sudaticcia, col caldo. Lui mi guarda, forse ha notato la mia, no? E un po', perché, ripeto, ormai siamo abituati ad andare a mille. Mi ha guardato e mi fa... rilassati, ti suono qualcosa. Quindi è stato grazie, mi hai regalato 5 minuti di serenità. Comunque no, volevo dire che abbiamo dei talenti e io volevo un ragazzo di Ruffano e lo volevo tra i giovanissimi, ma non perché hanno tutta la vita e tutta la strada davanti. Quindi io gli auguro il meglio perché è veramente bravo. Sì, certo, adesso ci sono qualcosa. E poi volevo ringraziare Emanuela, oltre agli auguri, gli editori che sono venuti da Monterone fin qui, il sindaco e Maria Elena, l'assessore Pamela Daniele che mi ha supportato e sopportato tutte le volte che l'ho chiamata, Angela Bruno, tutti i presenti e i ragazzi che hanno allestito, diciamo, che si sono occupati dei microfoni del 18° meridiano, Stefano e tutti gli altri. Spero di non aver dimenticato nessuno e un grazie a tutti voi per la vostra presenza. Grazie mille. Scusate, un'ultima cosa, volevo ringraziare di nuovo il sindaco e l'assessore alla cultura, mi raccomando, acculturiamoci. L'Italia sta andando allo sfacelo, si vede dai politici. Grazie Ornella e grazie al gruppo volontario di Ornella, alla Forza delle Donne, che mi sono state sempre vicine e sono presenti qui. Grazie mille, grazie Ornella. Grazie per l'appoggio e per tutto quello che hai fatto. Grazie. Grazie a tutti. Qualcuno vuole cantare una canzone? Abbiamo il musicista che fa da sfondo. Vedi, cioè la mia... quanti anni che presentiamo libri? 12 anni? È la prima volta che succede che... non vogliono che partiamo ancora. Secondo me qualcuno vuole cantare una canzone. No, però io una cosa la dico, avete presente quando leggete un libro, vedete un film, no? E poi quando lo stesso autore o regista pubblica un altro, voi vi aspettate che sia ovviamente meglio del primo. E quanta delusione quando non è meglio del primo. In questo caso, il secondo... Nel senso che non rimani deluso, ecco, questa è una cosa bella, soprattutto poi per noi che siamo privilegiati, perché per la prima volta noi delle case editrici leggiamo, no? Cioè loro ci affidano questi fogli con delle parole, questi figli di carta, esatto, e poi noi ci sentiamo sempre onorati e privilegiati, e con Alessandro è stato così. Io sono bravissima a parlare per ore, no, mi dicono che devo smettere. Grazie a tutti, è bellissima sta cosa che state qua e che non vi siete annoiati, perché a volte mentre stai parlando vedi tante persone che si defilano, che se ne vanno, vuol dire che si sono scocciate, invece che state qua veramente possiamo cantare?
ci stanno uccellando, ci stanno cacciando, ci stanno rollando, se ne sta cacciando. Sì, mi è venuto il desiderio di andare dappertutto, guarda, devo rifarmi, appena finisce sta cosa viaggiamo, viaggiamo. Mancano i soldi, vabbè, ma adesso i voli costano pochissimo. Basta volare, non ti hai detto? Sì, per chi i libri sono da questa parte, per chi volesse il libro stanno di fase. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a Davide per la ripresa e per la diretta che ci ha consentito di essere dappertutto. Grazie Davide, un abbraccio. Ciao.